Ah, c'ho punti abilità. Vediamo un po'. I nemici ma... Ah, qua. Facciamo qua. Ne? Ah, devo andare al negozio, vero? Fare qualcosa al negozio, informarsi. No. Mi scusi. Davvero molto gentile, grazie. Adesso andiamo con la missione. Sono nato qui, uscito dal manicomio e addestrato dal migliore, ma poi lui mi ha tradito. Su, prova il tuo credo contro il mio. La madre di Jack è l'evento che ha generato lo scrutatore. Ma lui incolpa mio fratello e il credo della sua morte. Che mi sta succedendo? Devo ringraziarci. È stato Jack a ispirare i giudicati del suo mondo. Mi ha ispirato il capolavoro di oggi. È nella mia testa. Dov'era Jack mentre gli sgherri di Starrick scozzavano mia madre? Dov'era mentre mi sbattevano in quel manicomio? Sto diventando pazza! Vieni fuori, mostro! Che razza di credo non protegge i suoi? Il credo morto, ecco qua! Devi controllarti, Ivy! Jacob mi ha liberato dal manicomio per senso di colpa. Ha visto qualcosa in me. Ma come faccio a ammazzarla? Sì, ma crescendo. Vedevo la sua debolezza e sapevo. Non riesco a batterlo. Chi è? Eh? Ah. Si può saltare. L'omicidio della madre di Jack è l'evento che ha generato lo scrutatore.
Ma lui incolpa mio fratello e il credo della sua madre. Che mi sta succedendo? Devo ringraziarti. È stato Jacob a ispirare il capolavoro. È nella mia testa. Dov'era Jacob mentre gli si è rivistato e scozzava il mio amore? Dov'è mentre mi sbattevano in quel manicomio? Vieni qua, rimostro! Adesso... Sto diventando pazza! Che razza di credo non protegge i suoi? Un credo morto, ecco qua! Non controllarti, Ivy! Jacob mi ha liberato dal manicomio per senso di colpa. Ha visto qualcosa in me e così... Ma crescendo, vedevo lo subito e sapevo cosa dovevo fare. Jacob implorava come quelle inutili iniziate che ha mandato al macello. Il mondo piomberà nel terrore. Jacob implorava come quelle inutili iniziate che ha mandato al macello. Il mondo piomberà nel terrore. Tu mi hai reso immortale. Tuo figlio strillava più forte. Senza lui, Fry, nessuno mi fermerà. Ecco, no, pietà, pietà! Chi? Il manicomio. Cosa? Quello di Lambeth. Jack vuole condurmi attraverso lo specchio. Oh, ce l'ho fatta. Cosa? Quanti punti di abilità. Ah, ce l'ho fatta. Facciamo qua. Ok. E poi dopo il prossimo devo fare questo. Il prossimo? Qua. Non posso teletrasportarmi che sono lento alle animità. Andiamo. Ancora. Basta. Ok. Che pizza che siete. Allora, teletrasporto. Chiedere il tempio, no? Andiamo. Ce l'ho fatta a battere quello prima. Finalmente. No, la guarda il database. Ok. Mali and Polly. Nikas. Nata
31 agosto 1888, fu la prima vittima dell'omicidio di Whitechapel. La sua morte è stata attribuita familiarmente sedacchili Jack lo squartatore. Tutte le cinque vittime attribuite allo squartatore nell'autunno 1888 lavoravano in uno dei bordelli gestiti da una certa idea di O. Prima di morire, Polly condivideva una stanza con una collega di nome Nelly. Anche se il marito, che non la vedeva da anni, riconobbe il colpo della Nichols, spettò la Bellerina e annotò nel rapporto relativo all'indagine che l'uomo aveva gettato un rapido sguardo alla donna prima di dichiarare che la perdonava di ciò che aveva fatto. Fu l'ispettore Alberlid a scoprire la presenza di un anello di assassini sulla scena del crimine e suggerire a Eve che il colpo della prostituta uccisa poteva appartenere a un'altra donna, magari l'assassino, una spia soldata da Jacob. Edith Longenstein, 27 novembre 1843, 30 settembre 1888, è ritenuta la terza vittima del femminato mai identificato sia dal killer Jack lo squartatore. Elizabeth Stein era nata a Isberg Cotterbury nella parrocchia di Torslandia, a ovest di Cotterbury, in Svezia, 27 novembre del 1843. A differenza delle altre vittime di Whitechapel, che non sono andate alle produzioni dopo il fallimento o la fine dei rispettivi matrimoni, la Stein aveva iniziato ancora ragazza. Nel marzo 1865 era schedata come prostituta a Cotterbury. Era stata curata due volte per malattie sessualmente trasmettibili, oltre ad avere dato alla luce una bambina morta il 21 aprile del 1865. L'amica la descrisse come una persona tranquilla, anche se comparve davanti alla corte diverse volte per curiosità molesta e comportamento violento. La magistrati fornì il nome di Anne Fitzgerald, ma una volta diede l'ingenuità di Holly Overs, anche se Evi non trovò prove sufficienti per dimostrare che Miss Stein lavorava per Jacob. Furono ritrovati due anelli di assassini sulla scena del duplice omicidio della Stein della Evidence, descritto con duizia dei campicianti particolari in una delle lettere dello squartatore. Catherine Cavitt Owens, 14 aprile 1842, 30 settembre 1888, fu la quarta vittima della serie dei delitti di Whitechapel. Una seconda donna ammazzata nelle prime ore della mattina di domenica 30 settembre 1888, appena un'ora dopo l'uccisione di Elizabeth Stein. La Evides, nata come Kate Cobre e Kate Kelly, dai cognomi dei suoi conviventi, nata Griggs Cavery, Wolterton, il 14 aprile del 1842. Nel 1881 viveva insieme al secondo compagno John Kelly, pensionato di Corley, a Spitalwers, nel cuore delle zone più malformate in Londra, qui iniziò a prostituirsi e pagare l'affitto. Gli amici di Evidus la descrissero come intelligente e colta, ma con carattere nascibile, ma anche come una donna allegra che cantava sempre. Due anelli degli assassini trovati da Ivy mesi dopo il duplice omicidio sembrano indicare che sia Evidus che la Stein non lasso per Giacomo. Forse le vere Edwards e Stein sono sopravvissute e si sono rifatte una vita altrove, mentre due ignoti assassini sono stati sepolti al loro posto. Allora, che qua. Annie Chapman, nata Elisa Ann Smith, circa 1841, 8 settembre 1888, fu la seconda vittima del famigerato serial killer Jack lo squartatore. Anni che la nuvola portava il cognome Smith, aveva sposato un parente per parte di madre, un artista e carrozze di nome John Champan, presso la chiesa di Al Saint nel quartiere londinese di Crisbury, il 1 maggio 1869. Anne Champan si fu trasferita a Whitechapel nel 1886 e alla morte del marito fu costretta a prostituirsi in uno dei tanti bordelli gestiti da Elio. Le sue amiche testimoniarono che sembrava presso la voglia di vivere. Come Manny Nichols, Annie Champan lavorava quando vagava la zona est di Londra. Nei mesi immediatamente precedenti alla sua morte aveva abitato la pensione di Cosima al numero 35 Dock Street, dove pagava 8 pence a notte per un letto matrimoniale. Non possiamo sapere con certezza se la donna uccisa da Jack Squartatore da venne Annie Champan se stava iniziata andata a Jacob a spiare Jack, baciando una prostituta.
Mary Kelly, Mary J. Kelly, circa 1863, novembre 1888, nota come Mary Kelly, Mary Janet Kelly, Fale Emma, Ginger o Black Mary, è ritenuta la quinta vittima dello famigerato serial killer Jack Squartatore. Aveva circa 25 anni al momento della morte. Sapeva che era nota a Limerick, in Irlanda, ma non se in città non la conteneva anonima. Al suo arrivo in Londra, Kelly iniziò a lavorare in un bordello di alta classe in West End. All'inizio di settembre del 1888, quando il suo compagno, Barton, perse il lavoro, Mary Jane fu costretta a tornare in strada e l'uomo decise di lasciarla. Alle 2 del mattino del giorno della sua morte, un testimone afferma di aver visto Mary Jane e Kelly attraversare il Commercial Street e imboccare Dorset Street in compagnia di un uomo massiccio, con un cappello a cilindro, un cappotto scuro e volto coperto. La Kelly e l'uomo si fermarono fuori da Milk Court a parlare, finché la donna gli disse: bene tesoro, vieni con me, te la passerai bene. I due a quel punto si andettano nel mare Court e nessuno più vide Mary Kelly viva. Mary Kelly fu uccisa e mutilata tra le 2 e le 11 meno un quarto della mattina successiva, in cui John McKelly, proprietario del Mary Court, mandò Thomas a chiedere l'affitto di tratti a Mary Kelly. Chiunque ebbe modo di entrare nella sua stanza quel giorno non poteva mai dimenticare l'onore di fronte a ciò che Jack Squartatore aveva fatto a Mary Jane Kelly. La chiesa del Tempio è stata un luogo di culto ufficiale ai nostri cari amici stampari. La matta rotonda, segno distintivo della chiesa, fu costruita nel 1185 consacrata al Declario, patriarca di Gerusalemme. Edificio era parte di un più vasto complesso monastico che comprendeva dolci, aree deputate all'estamento militare, spazi ricreativi. Si svolgevano anche le cerimonie di iniziazione che avevano luogo la cripta sotto una matta di estremamente sinistra, a mio avviso. La chiesa fungeva anche da banca per le nobiltà, e che in aggiunta le compiscue donazioni alla famiglia reale, spiega perché i cavalieri templari si erano arricchiti tanto nel XI e XII secolo. La chiesa fu installata nel XVII secolo dall'architetto inglese Kister Wayne, che vi fece installare un organo e un pontile. Soprattutto i copioni di calci, la fresca delle pareti e di colori di stucco le colonne, secondo il gusto dell'epoca. Tevento Riven fu in larga parte rimossa nel 1841, quando la chiesa fu oggetto di un restauro diretto dagli architetti Sigrid Smyr e Desmond Bolton. Non sembra il nome di una coppia di autori, che avevano una nuova commedia, Smyr e Bolton. In ogni caso, Smyr e Bolton studiano la chiesa l'aspetto gotico coerente con l'epoca della sua costruzione, anche con un'impronta vittoriana. Smyr affermò che volevano riportare l'edificio al suo originale aspetto templare. Sono a sospetto, no? Vale. Allora, l'omicidio a Nipodic, vincolo sotto vatto alle 3.40 nel mattino, vicolo di Buxgrove a Chapel, Whitechapel, venerdì 31 agosto 1888, poi leggermente punto la prima delle vittime di Jack lo Squartatore. La gola della donna era stata di tanto contare violenza che la testa risultava quasi staccata dal corpo. E i ferici erano stati infitti con un coltello a lama lunga, con un perforamento affilato e sferrato grande violenza. Non c'era sangue sul petto, né sulla destra del corpo e sui vestiti. Il corpo presentava ferite soltanto nella parte inferiore dell'addome. Erano state praticate diverse incisioni traversali sull'addome. Le ferite erano state inferte a sinistra e a destra, che indicava che erano opera di un mancino. Tutte le ferite erano state infitte con la medesima arma. Dite presentavano segni agli anelli, possibilmente persi rubati. Mary Ann Porris Nichols fu sepolta giovedì 6 settembre 1888, ma quanto sappiamo la donna che giace nella sua bala potrebbe essere l'assassina che l'aveva sostituita. Forse Jack Bog diede alla vera Porris una somma di denaro sufficiente a venire contati qua da qualche altra parte.
L'omicidio di Elsa Stride. Il colpo di Elsa Stride fu trovato a luna di notte il 30 settembre 1888 ad Effes Yard, vicino a Battle Street, oggi Henry Street, nel quartiere di Whitechapel, un'ora prima che fosse scoperta la quarta vittima dello scortatore. Il fatto che avesse la torre agguagliata, ma che l'esito del colpo fosse intatto, portò a ipotizzare che l'omicidio fosse stato interrotto. La vittima era un fazzoletto di sette intorno al collo, leggermente strappato. La gola era squarciata e la pelle presentava segnalazioni. Il taglio sul collo era profondo, le margini nette leggermente mirate verso il basso. La terra e gli altri vasi sanguigni tutti recisi. I denti presentavano segni di numerosi anelli, precisamente persi rubati. Da quel momento il quartatore venne il nemico pubblico numero uno, il nome Office, protezione fino a taglia per arrivare alla sua cattura. Omicidio di Catherine Indibus. L'una è 40 circa il 30 settembre 1888, il corpo senza vita di Catherine Indibus fu trovato a Mightswell. A ovest ritenuta la terza vittima canonica dello squartatore, la seconda del doppio omicidio cui fa riferimento Jack l'insolente, la cartolina decapitata il primo di ottobre del 1888, la Centretta News e il giornale di stampa d'epoca. L'aggressione ai danni di Catherine Indibus è stata particolarmente brutale, forse perché lo squartatore era frustrato per essere stato interrotto prima di poter infierire su Lidstride. La gola della Eiffel è stata tagliata col suo addome risultava squarciato, con intestini estratti e ammassati sopra le spalle. Sulle guance e sugli occhi un vicino aveva inciso la lettera V in profondità. La punta nel naso era stata asportata, mentre i lobi delle orecchie erano stati molturati col coltello. Aggiunto a tutto questo, il colpevole aveva preparato per l'eno sinistro e tutto un pezzo più della vittima. Il 16 ottobre, George Lux, presidente del comitato di violenza in Vatchem, ricevette una piccola scatola di cartone proposto, intera c'era la metà di un eno umano con suonante divino, insieme alla celebre lettera squartatore che inizia a formare un inferno. L'itte presentava un semi di numerosi anelli, probabilmente diversi rubati. Gli indizi scoperti da Avery sulla scena del delitto fu presentato a Jack per fungere da esca. I messaggi Jack poi erano da fine toccate iniziate a lui a spiarlo. Colpo di anima e Jack per la seconda vita squartatore ha fatto trovato il cortile eletto del numero di nome Ambrose Street. Alle 6 di mattino. Il corpo di Chapman fu coperto alle 6 del mattino di sabato 8 settembre 1888 accanto alla porta del cortile eletto numero 29 di Ambrose Street, a Spitwell. Quella presentava due tagli profondi, dove era stato completamente aperto, in seguito vaporato era stato rimosso l'upto. Braccio sinistro posizionato in modo da compiere il seno sinistro, le gambe aperte con i piedi da terra e le ginocchia piegate verso l'esterno. L'omicida aveva rimosso con benizia gli occhi della Ambrose Street. Champel trovasse la scena dei chimici, i diti presero segni di un anello, presumendo perso rubato. Donna massacrata da squartatore da Venona Anna Chapman. Indagini lievi sulla scena del delitto suggeriscono che Venona Anna possa essere morta per caso naturale per via della sua salute malferma, uccisa, salvo può essere sostituita iniziata di Jacob, induce la rete lievi over via lo squartatore. Il corpo di Mary Jane Kelly fu ritrovato alle 11:15 del mattino 9 novembre del 1800. Questo l'ho già fatto. Ah no! Aveva 25 anni al momento della morte. L'ispettore Abbott era presente quando la ponna aveva forzato la polizia intorno alla stanza. L'ispettore ha visto la capricciante. Avete detto letta di comprare schizzi di sangue su comodino ammucchiato dalla carne umana. Sul letto malapena riconoscibile si trova il corpo di quasi completamente spogliato di Malichelli. Malichelli fu l'unica delle vittime di Jack lo squartatore a essere fotografata scena del crimine. Prima vista, guardando un'immagine scattata all'epoca, è difficile credere che sia stato davvero un corpo umano. Tanto liberi sono le ferite infitte da giovane prostituta. Non si sono altre prove che Malichelli portasse anelli altri giorni del momento del delitto. L'omicidio di Mary Kelly sembrava progettato precisamente per spingere Avery portando direttamente Jack squartatore. Mary Kelly fu l'unica vittima uccisa da Jack dopo questa aveva un'altra minaccia da pensante da Jacob. Solo che potete potuto apporsi il suo grande piano che fornimento della lettera. Inoltre la ragazza era molto più giovane di altre prostitute uccise che violenza rappresenta una palese evocazione, soprattutto a luce del messaggio che Avery scoprì sulla delitto. Il regalo per te, Miss Fay, e nei cereali alti sono fare come dice Jack.
Oh cavolo. Ha fatto, vabbè, tutto. Andiamo. Prossima missione. Ah, qua devo andare. Allora. Ok. Oh cazzo, uso ancora check squaltatore. Eliminerò le tracce della mia identità. Ah. È il momento di far visita al mio vecchio dottore. Ah, non mi voce. Allora, nel 1870 un'ala dei manicomi di Lambeth fu convertita in carcere massima di sicurezza per trattamenti criminali violenti. Trattati come la poltrona rotante. Esattamente come la poltrona 80, isolamento totale, persino la sede elettrica, pratiche comuni in questo reparto di Lambeth, anche noto come Jim Wing. In particolare la sede elettrica, la tenuta efficace nella cura dei prigionieri affetti da depressione, mentre la poltrona 80, che come dice il nome, lottava velocemente su se stessa ed operata senza nessuna prova di efficacia. Molte di queste pratiche infatti peggioravano le condizioni mentali dei pazienti. Essere internati nell'impatto G-Wing era l'incubo di qualsiasi persona sana di mente in età vittoriana, dal momento che persino l'individuo meno violento avrebbe faticato a rimanere tale dopo aver conseguito la cella che le torture che i pazzi curate a Lambeth. Lambeth, un tempo tranquillo quartiere abitato dalla cimepre di cantelli, Lambeth è una zona industriale affollata, cui tutto ciò che è bello è diventato quello fango. Qui si trova il facciamento manicomio di Lambeth. Del manicomio di Lambeth e della sua breve vita si sa molto poco. Pazienti identificati per numero e non per nome, non esto cartelle cliniche precise, dette dei contatti, lascio supporre che l'edificio sia il solo e unico progetto dell'architetto Arthur Hayes che risalga a 1860. Giornale 1851 riporta notizia che Hayes è stato ucciso nel proprio letto dal figlio, convinto che il padre fosse l'antichisto, ipotesi assai poco probabile dei fatti, dati fatti. Arthur Hayes in giugno in seguito divenne uno dei pazienti di Lambeth. Manicomio di Lambeth è chiuso nel gennaio del 1869, probabilmente in seguito alla morte del suo unico benefattore, Candu Starling. Lambeth fu riaperto alcuni anni dopo adibito un internamento in numero crescente di criminali violenti. Nessuno si sorprenderà del fatto che buona parte dei curati provenire proprio da Whitechapel, uno dei quartieri più famigerati e squalidi di Londra. Ok. È ora che la mia vecchia infermiera paghi per tutti i suoi abusi. Mostriamo al dottor Archer che bravo chirurgo sono diventato.
Ah, qua. No, di qua. Ho sbagliato. E dai, torni dall'altra parte. Ma già che tonda. L'infermiera quindi implorerà pietà, come facevo io con lei. Ah. Non capisco dove è entrata. Dall'altra parte. Ecco. Ah, ecco, sono arrivati. Aia. Che pena. Uccidi il dottore. Forse qua. Qua. Il direttore Bradford mi aiuterà a cancellare dai registri tutte le prove della mia permanenza. Yep. Direttore a uccidere. Come faccio a curarmi? Ok. La polizia non deve scoprire che ero uno dei pazienti. E dove si entra? E dove si entra? Dove si troverà il direttore del manicomio? Oh, che cazzo.
No! Sono morto. Ma va a fanchiappolo. E l'ho arrivato solo in cima. E voilà, da dove si inizia. Okay. Il direttore Bradford mi aiuterà a cancellare dai registri tutte le prove della mia permanenza. Ecco. C'è il direttore. Ecco lo squartatore! Madonna! Nessuno dovrà sapere che ero internato qui. Uccelli gesti. Cazzo! Devo prepararmi per l'arrivo di Miss Fry. Portiamo i pazzi a fare un bel giretto. Da giù. Ah, cazzo. Ah, è qua. Uccidiamo tutti. Siamo meglio è. Da, bella. Adesso tocca a lei. Ritorna agli inizi, Jack. Mio fratello ti ha portato via da qui e poi ti ha addestrato. Non posso rischiare di farmi vedere o di ferire un agente di polizia. Comunque, no. Un pacchio individuale. Cos'è qua? Ah.
Che cazzo. La rifacciamo. La rifacciamo. Forse. È difficile questa, eh. Ahi, la gamba. Userò quegli alberi per non farmi notare. Ah, gli alberi. E dai, No. Così. Ecco. Troppo in alto, vabbè. Adesso scendiamo. Lol. Andiamo verso il punto d'accesso. C'è solo un buone. Vabbè. È sotto lo scrigno. So che è difficile questa. No, c'è quello.
arma, chi è quella? Ti spacco tutte le... Ok. Uno fatto. Non posso. Di qua. Guarda, c'è un grifo. Lopa. Ah, giù di qua. Ma merda. Merda. Ripeta. Ripetiamo. Ripeta. Ripeta. Ciao Joe. Sì, sì, tutto bene. Allora. Piano. Oh, che pizza che sei qui. Oh, madonna. C'è uno scrigno che sento non muore è dietro di me. Manca uno adesso. Ehi là. Funziona il fischio? Allora, se mi fa... Ah, sì. Giù. No, non volevo trasportarlo. Volevo ripetarlo. Andiamo a prendere lo scrigno.
Ah, è su di sopra. Dov'è? Ah, vabbè, lascia un perdere, devo fare tutto il giro. Dov'è l'altro? Ah, è sul piano di sopra? Ok. Ah, è questo che faccio rumore. Al piano di sopra. Trova le scale per andare su. Oh, facciamo un giro di là, adesso un minuto. E quanto sangue per terra? E se esco di qua? Dove che è? Si trova? No, non su di qua. Ecco, andiamo su dalle scale. Forse se faccio l'assassino, vabbè, fa niente. No. Ah, sono top. Faccio così. Ah, fra l'altro è venuto. Ah, ma c'hanno pure le pistole. Ce ne sono ancora? Ce n'è uno là. Scopi due check. Oh! E che te pedo, che te magari... Te pedo. Ok. Adesso da dove si esce? Vediamo un po'. Ah, di là. Ah, come vedo. Là. Sbaglio sempre il tasto, L1. Ah. Adesso dov'è Jack? Andiamo sul tetto, va, per capire dove. Allora. Non tale qua o fuori? Aspetta. Vediamo un po'. Ah, mi sa che è sotto. Ok, ho capito. E dai, aggappati. Quanto fa così? Come faccio a ammazzare quello? Vabbè, tanto no. Un po'. Non ci arriva lì. Abbassiamoci e saliamo. No, che c'è la polizia. Ah, guarda te, proprio davanti alla porta si è messo. Ecco. Giù. C'è qualcuno in giro? No, libero. No, non ha dato niente questo. Ah, devo entrare sotto, ho capito. Devo andare giù. Ma
Qua è libero. Vado a scendere, giusto? Sì. Ah, uccide quello lì. Qua penso di sì. Qua è chiuso. Altri giochini di Jack. Ecco. Devono esserci dei messaggi per me. No, ho già capito. E infatti c'è un messaggio lì. Il premio ti piacerà sicuramente, ma dovrai scendere nell'abisso per recuperarlo. Ah, in cantina non scendere, ok. Nella cantina. Ecco dove si trova l'ultima trappola di Jack. Così fa andare in cantina. Mi ricordo che avevo già fatto questo pezzo nella storia. Cioè, il manicomio c'era già nella storia. Scoprire la strada come si fa andare in cantina. Penso che sia da qualche parte qua. Andiamo giù. Devo guardare lì. Allora, qua c'è un accesso. Ah, mi ricordo che c'era... E scavarca. Ma questo non è niente, mi sa. È solo un parco. C'è la cantina, dov'è che era? Ah sì! Venuto in mente. Non tornare indietro. E dai, si è incastrato. Trova le scale. Eccole qua. È davanti a me. In me. Gli amici ce ne sono. Qua. Vedo una mazza, ecco. Ah, ci sono i nemici. Lo gira alla destra. Che cazzo. Fino a qua mi vede. Che succede? Ah, non è di qua. Vabbè, picchiamoli. Mi so che era di qua. Picchia, picchia. Ah, ecco. Fa la cazzin. Giusto allora. Jacob. E Jacob. Benvenuta alla riunione di famiglia, Miss Pratt. Boss fight. Cazzo, una trappola. Ah.
Perché non cambi tattica? Non farmi perché ridere. L'hanno fatto così? No, perché mi messa avanzata? Per me. Devo colpirlo da dietro. Ah, da dietro. È inutile. Pensi di potermi uccidere così? Cazzo, difficile. È inutile. Non mette la spalla al muro. No, è inutile, spalla al muro. Devo fuggire e poi prenderlo di sorpresa. Patetico. Cazzo. Pensi di potermi uccidere fuggire così? Prendere. Cazzo, mi è chiuso. Che consuma il mondo. Ma cazzo faccio? Cancro che indebolisce. No, c'ho le scale. Lol. Bastati. Anche Jacob pensava di sfuggirmi. Ti nascondi, eh? Ho imparato i tuoi trucchi da tuo fratello. Il prossimo. Merdas. Ti annidi nell'ombra, Miss Fry. È morto? Ah no. E non mi fa fare niente. Mamma va a far chiappolo. Oh oh oh. Ma adesso sono asporterò questo cancro insieme a tutto ciò che c'è di marcio in questa città. Ma merdas. Saremo di nuovo. Gli assassini risorgeranno e guideranno il mondo. Ti nascondi, eh? Ho imparato i tuoi trucchi da tuo fratello, picca picca. Picca picca. L'ho ucciso? No, di nuovo. Cosa? Jack lo squartatore è eterno. Quella che cazzo? Mi crede pazzi. Liberatevi. Uccidete quella pazza. So che incolpi Jacob della morte di tua madre, ma niente giustifica gli orrori che hai commesso. Giù. Jacob è stato come un padre per te, Jack. Hai tradito la sua fiducia e anche il credo. Cazzo di... Oh, merda fitta con le banane. Scatena il tuo mostro, assassina! Ci sono agnelli da macellare. Sei debole, assassina. Sei un relitto, yep. Il tuo preziosissimo credo. Inchinati. Vedo una mazza. Futuro degli assassini. La chi stende se. Non puoi uccidere lo squattatore. Va bene. Lo uccide dei piccoli, sennò. Non fastidio. Mi nutrirò della paura. Questo non so cosa serve. No! Curati! La paura dello squacciatore è eterna. Sei debole, assassino! Non volevo sparare. Sì, ma che casino. Con quei piccoletti lì che dà un fastidio. Sì, uccidi tutti. Sì, sto uccidendo tutti. Ecco. Questi piccoli qua. Non so assicurarmi.
Ma si ricarica un pochino stando fermo? Ah, c'è un altro. Cioè, ma non è valido che stanno dentro qua e non posso... Ancora. Sei debole, assassina. E quanti ce n'è? Sei un relitto come il tuo prezioso. Si parano. Quanti ce n'è? Ah, c'è rimasto lui, forse. No, c'è ancora il piccolo. Che pizza! Io caccerò secoli e secoli. No! Questo dovrebbe spaventarmi. Oh, signor. Continua ad arrivare finché che non arriva il... capito. Dov'è il boss? È dietro di me! Levati da Zebedete! Sei debole, assassina! Un casino! Non capisco dov'è Jack. Nemici, quello, Jack. La mia leggenda. Sì, che sto tentando di fare. Non puoi uccidere lo squartatore. Dov'è? Ok. Io caccerò per secoli e secoli. Questi sono i piccolini qua, che dà un fastidio. È un macchina che ha mai visto. La paura dello squartatore è eterna. La porca loca. Sei debole, assassina. Sei un relitto come il tuo preziosissimo credo. No, mi sono incastrato. Piantala. No, da su... ecco. Ma come che gli vado da dietro? Non funziona così. Non puoi uccidere lo squartatore. No. Cazzo, che pizza. Di bello. Bello difficile. Io caccerò. E mi vede. Secoli e secoli. Mamma, no. Mi nutrirò della paura degli uomini. Tra i cazzo di nemici piccolini qua che dà un fastidio. Ma perda. La paura dello squartatore. Allora. Sei debole, assassino. Non devi vedere, sì.
Sei un relitto come il tuo preziosissimo credo. E ora c'è questo qua in mezzo. Ehi. Merda. Dove sono? Ma l'ho rotto Zebedei questo. Vieni, vieni qua. So che continua a tornare. Ah, potevi farlo premi di X. Ah, ok. Sei debole, assassina. Ma ha visto? Non ci capisco. Sei più niente. Come il tuo preziosissimo credo. Ma ha visto lui, sì. So che con questi piccolini qua. Sì, ha capito che era girarlo. Il tuffo. Non capisco se lui che mi vede i piccolini. La mia leggenda vivrà in eterno. Non puoi uccidere lo squartatore. Io caccerò per secoli e secoli. Che pizza! Che c'ha scritto? Ah, piccoli. Ah, ok, non lo sapevo. La paura dello squartatore è eterna. Merda! Mi sono andato in fai. Tuffati! Sei debole, assassina! Ecco, i piccoli poi continua a tornare, quello che mi dà fastidio. Sei un relitto come il tuo preziosissimo credo. Dov'è? Dove è andato? Inchinati davanti al futuro degli assassini. Merda! La mia niente, sono morto. Ho pensato anch'io ad arrampicarmi sui muri. Che vuoi cazzo? Allora si fa. Ma ho ucciso, cazzo. Non ho più medicine. Pensavo che c'avevo ancora medicine. Merda. No, ho finito le medicine. C'è un vabbè. Cancro che consuma il mondo, Miss Fry. Un cancro che indebolisce il credo. Ma adesso sono qui. Che cazzo, come fa a vedere? Insieme a tutto ciò che c'è di male in questa città. Che stress che è. Assassini risorgeranno e guideranno il mondo. Tuffati, cioè di qua tuffati. Dov'è? Me lo posso colpire dall'aria. Ma vaffa. Ah sì, ho preso. La sali soppa, come ho fatto prima? Non so se mi. Spara. La gente deve temerci. Ma che tu cazzo, io voglio salire sopra. Ecco qua. Difficile che vanno nel panico. Non mi fa salire sul muro. Oh. Sei il gatto o il topo? Ah, però è nascosto. Cazzo, m'ha visto. Tuffati! Mamma mia, quanto si incugna! Vedi la verità che sfugge a tuo fratello? Non siamo uguali tu e io? Il mio è il volto del vero. Sto facendo giro giro tondo. Altrimenti dovrò strapparti. No, ho sbagliato strada! Me lo salì sopra le scale. Ispettore. Calma, calma. Guarda, Jacob! La tua sorellina è venuta a morire per te. No, è chiuso.
Ma ha perso, sì. Dov'è? Non sopporto. No, che paura che vengono i nani. Nani? Ah, è soppa. Ascolti, eh? Ho imparato i tuoi trucchi da tuo fratello, assassina. Dai! Vieni fuori, sorella. Vieni. Ti annidi nell'ombra, sì. Sprai. Anche Jacob pensava di sfuggire. Ok. Sei codarda, Aine. Oh! Oh! Sa molto? Ah no, dopo su. Ah no, c'è il secondo round, vero? Cosa? Molto. Lo squartatore è eterno! Quella donna mi crede pazzi! Liberatevi! Cazzo! E adesso che libere. Ah, prima non vieni subito, prima non ammazzarli. Scatena il tuo mostro, assassina! Ci sono agnelli da macellare! Ma cosa? Levati! Sei debole, assassina! Sei un relitto, come il tuo prezzo! Merda! E adesso è il casino. Seccatura che è. Qua deve essere sicuro. Che non uso questo che mi ripeto. Chi ha mai visto? Ah, questo, beh. Che pizza! Ma io basta che mi metto qua. Basta che non mi la diverti. Cosa? Picca, picca. Ah, il cerchio bianco? Ok, non mi vedo. Vabbè. L'importante è che non arriva lui. Continua a ammazzare. Cioè, ma come fanno a vedermi? Già lo sa, ah, capito. Non mi ricordo. Vediamo se sono un po' più infiniti. Sì, ma vedono anche attraverso le cose, non è valido. È impossibile così ucciderlo però, eh. Se sono nascosto mi vedono. L'importante è che arrivano uno a uno. No, continua ad arrivare, sto guardando me, che cazzo. Adesso ammazzo questo e mi sposto. Ah, mi sento se combatto. Che cazzo.
Non posso fare niente allora. Ciao. Mi posso nascondere qua? Io caccerò per secoli e secoli. Dov'è? Sì, ma quanto ce n'è lì? Mi nutrirò della paura degli uomini. Perché non si abbassa? Ah, ma ha visto questo, ma porca di quella miseria. Dov'è? Sei debole, assassina! Volevo salire. Non vedo una mazza, a volte c'è buio. Ah, così una alla volta. Sei un relitto come il tuo preziosissimo credo. Ma ha visto lui? Sì. Ma se butto la bomba questa che fa? Non l'ho buttata sbagliata. Si spaventano? Aia, mi ha colpito lui. Cioè muoiono? Non capisco. Hai detto di me? Cazzo. Io caccerò per secoli e secoli. Quella cazzo di scala è messa così che mi fa confondere. Voglio salire qua. E perché scende? Io vedo che saliva. Sei debole, assassina. Ah, aspetta che mi... Ok. Che cazzo. Sei un relitto come il tuo pre- Ma ha visto lui o i piccolini? E se... volevo fare un'altra cosa. Niente. Faccio come prima, solo che... Oh. Dov'è il coso? Faccio una alla volta. Sai che si continua a spawnare. No, che se mi sposto mi vedono. No, ha picchiato quell'altro molto. Chi m'ha visto? La mia leggenda vivrà in eterno. M'ha visto. Non puoi uscire, squartatore. No, voglio tornare. Io caccerò per secoli e secoli. Aia. Devo tornare dove l'ho prima? No, dall'altra parte, dov'è? Mi vede qua, m'ha visto? Non capisco. La paura dello squartatore è eterna. Girati di là. Sei debole, assassina. Sei un relitto come il tuo preziosissimo re. Ah, X! Cazzo, la passo la X, però ho fatto la X, non ha fatto niente.
caccerò per secoli e secoli. Sto arrivando. Sì. Non vedo. Ah! Non so cosa è successo, però mi so. Concittani. Non farai mai di me un mostro. Non uccidetemi. Non ho capito, l'ho ucciso però. Meglio così. Non so cosa è successo. Siamo uguali. Non ho fatto niente io. Non sono trovato. Oh, Jack. Tu eri un assassino, sì. Ma noi non siamo uguali. Per questo il tuo ricordo dovrà essere cancellato per sempre. Riposa in pace, Jack. Tu e tutti i tuoi folli seguaci. Ce l'ho fatta. GG. Jacob è vivo. Miss Fry, cos'è successo qui? Niente, ispettore. Non è successo niente. Fidati di me. Jack lo squartatore è morto. Ispettore! Aiutami, Frederick. Nessuno deve sapere che Jack era un assassino. Voglio quegli avvoltoi lontano da qui, chiaro? Pazzo. È finita, Jack. Sono qui. Finito, io penso che è morto Jacob, meno male che è vivo. Fine. Cambiamo, adesso faccio l'altro DLC. Bello, mi è piaciuto. Ok. Avanti veloce. Guardato. Bello, bello, mi è piaciuto. Ciao Fedi, come va? Ho finito il DLC di Jack Squartatore. Adesso, dopo faccio un altro. Non so quanti DLC ci sono dentro, se sono passi. Mi è piaciuto tanto. È finito la Weekend League? Ah, non sono neanche te? Ok. Che c'era un'offerta DLC, l'ho pagato 7 euro.
Ah, la giochi. Ah, no, la gioco dopo. Stasera, ok. Stasera c'è la Juve, sì. L'8:45. Ah, è finito, ok. Sento un rumore strano nell'orecchio. Il gioco. Ah, ecco cos'era. Ah, ho fatto pure le sottomissioni. Succede adesso? Ah, niente. Vediamo che cosa succede adesso. E dai. L'ho ammazzato un po' strano, Jack. Mi è partita la cazzina, me l'ha venuto vicino, è partita da sola la cazzina, visto che devo premere quadrato, ho premuto i tasti. Ah, ok. Ah, mi sa che mi ha messo fuori da DLC, ma soprattutto. Allora, vediamo gli altri DLC. Come si faceva vedere che c'era una cosa? Adesso non mi ricordo. Da qua. Dove era? Ah, devo andare nel menu principale. Fine della storia. Jack, ah, eccolo, lì c'è qua. Jack aveva pianificato con cura l'unione di famiglia dei Fey a Lynbeth e la sua tappa si rivelò quasi fatale per Eve, che però riuscì a sconfiggere senza trasformarsi lei stessa in un mostro. Anche Jacob ne era uscito vivo e l'ispettore Albert Light aiutò a cancellare ogni traccia dell'esistenza del suo sanguinario allievo. Ricordo l'assassino che aveva creato la leggenda del squartatore e aveva strozzato la confraternita. Ah, devo leggere qua, ok. Metti assassini. Ah, ok. Quanto è? Ah, ok. Poco. Da vescovo a lettere assassini, oggetto priorità massima. Ordine diretto da Wise Miles. Il dottor Alvaro Grammatica è il nostro primo bersaglio. È in possesso della sindrome dell'Eden e sappiamo che intende usarla per creare un precursore per ragioni sconosciute. Abbiamo alcuni video che lo mostrano nel suo laboratorio, ma non sappiamo dove si trova la struttura. La missione è per tutti: trovare il dottor Grammatica sul laboratorio, uccidere il dottor Grammatica, recuperare la sindrome dell'Eden e qualsiasi altro manufatto che si trova nel laboratorio, distruggere l'intera tecnologia acerbo usata per la clonazione, reso disponibile agli iniziati altri codici genetici di Eve per proteggere la nostra backdoor nel Kirkos. Serve la collaborazione di tutti, fate rapporto appena scoprite qualcosa. Ah, poi il tutto là, vabbè, non mi interessa. Finito tutto, no? Forse. Ah, l'inventario. Vediamo. Guardia l'assassino. Ah, mi dà questo. Va bene, sì, è meglio. Mi potenzio. Ok. Mi ha dato questa. Questi fanno schifo, sì, schifo, schifo. Vabbè, questi più avanti si va. Va bene. Ah, poi l'abilità. Dove se 2. Sì, questa posso. Poi. E questo. Ok, adesso tutto completato. Ah, livello 11. Nel PG. E adesso cosa devo fare? Fine della storia, abilità. Vediamo sulla mappa, forse ho finito tutto. Dovevo uscire dal DLC, dal gioco e iniziare a fare l'altro DLC. Eh sì. Ok, allora devo far così. Esci, esco. Torna schermata dei titoli. Vediamo gli altri DLC. Vediamo un po'.
torna al gioco principale. Jack è squartatore ad uscire ancora. Torna al gioco principale. Ok. Cosa sta succedendo? Sta caricando cose. Allora. Ok. Vedo che abbiamo anche il titolo di DLC, però è più di vedere che DLC c'è. Mannaggia, oh. Sicuro che mi sembra che sono DLC, sono sicuro. Cioè il secondo DLC che ho visto che era dentro la mappa di gioco. Devo andare, però devo caricare il gioco, devo caricare il gioco normale e caricare la mappa di gioco che l'ho vista lì. Comunque ecco. Forse mi dai ancora questo niente. C'è una lump-